ricostruendo una storia che è la storia di Ludwig, che è un signore che ha fatto fuori decine di persone sì. di cui lei è il capo. Sì, io sono per la storia, sono il capo, certo. Quindi ci sono due possibilità: o sono veramente il capo o proprio non c'entro niente, perché a questo punto ci sono solo le due possibilità. Adesso vediamo se sono il capo oppure se magari non c'entro niente. Dicevano di essere innocenti. Dicevano che era solo uno scherzo. Sembravano due bravi ragazzi. Ma c'erano 15 morti. Benvenuti, amici miei, nel teatro del delitto. Quest'oggi siamo qui per una nuovo video e sulla serie dei gialli di Matte. Quest'oggi parleremo del Ludwig, di una strage che ha commesso questo Ludwig. Chi è Ludwig? Non si sa. Lo scopriremo in questo video. Ma prima di iniziare questo video ci tengo a dire che prima di guardare questo spezzone, questo grande video, dovrete fare una cosa molto importante: iscrivervi al canale, cliccare la campanellina e lasciare like al video, se no altrimenti Ludwig verrà a prendervi. Ma cominciamo da capo. Siamo a Trento, 26 febbraio del 1983. Padre Gianni esce da un convento e davanti a lui si trova un anziano prete con uno scalpello infilzato nella testa, ma soprattutto sullo scalpello c'è un crocifisso. Il prete che è stato ucciso si chiama Padre Armando Bison, 71 anni. Il confraterno è con una sangue, ma è ancora vivo, ma è già il rantolo della morte. Padre Armando Bison era uscito. Padre Gianni dice ai carabinieri di aver visto delle ombre scappare via, ma non ha riconosciuto chi è questo killer. Una scena davvero raccapricciante. Una scena terrificante. Che cosa significa quel simbolo sul crocifisso? Perché Padre Bison è stato ucciso? Mentre Padre Bison viene portato in ospedale, gli inquirenti e i carabinieri trovarono un sacco con l'arma del delitto, un martello. Ebbene sì, Padre Bison è stato preso a martellate e gli hanno ficcato uno scalpello con un crocifisso sotto la nuca. Quindi voi capirete che lui è stato ucciso. Ma perché? Perché accanirsi su un anziano prete? Perché? Pure il movente non si trova. Padre Bison era ben voluto dai confratelli, ben voluto, stimato, amato. Era uscito solo per fare una passeggiata e andare in una messa, dove lì era rettore. Allora perché Padre Bison sta lottando in una guerra, in un letto contro la morte? Sta lottando contro la morte. Nulla è tutto ospedale. Ma Padre Bison morirà, perché le ferite erano gravi ed era già il rantolo della morte. Forse perché Padre Bison aveva un segreto che non doveva confessare. Bison si era, come per dire, innamorato di una donna
E lui, secondo la legge, dovrebbe essere stato espulso, perché comunque un prete non si può innamorare di una donna. Quindi si fu avuta anche l'impressione che padre Bison sia stato anche punito, secondo la sua impressione, sia stato anche spregiato, perché comunque se la legge significa che tu non puoi essere, se sei prete, cioè, oddio, non so come funziona bene, però comunque non è questo il coso. Andiamo avanti. 2 giorni dopo, l'ANSA di Milano riceve un messaggio. Riceve un messaggio con qualcosa. Rivendichiamo l'esecuzione di Trento. Il potere di Ludwig non ha limiti. Il crocifisso porta la scritta Faba. La firma è Gott mit uns. Andiamo avanti. Che cosa significa Gott mit uns? Beh, significa Dio è con noi. Ed era un motto dell'impero prussiano fino alla Germania hitleriana. Quindi era un motto di Hitler. Gli inquirenti analizzano la scritta sullo scalpello che è stato conficcato nella nuca di padre Armando Bison e trovano esattamente la scritta Faba. Quindi passiamo avanti. Quindi, lo stesso messaggio che lo stesso mandatore, quello che ha mandato il messaggio all'Ansa di Milano, è lo stesso che ha salito padre Bison. È un assalitore che si chiama Ludwig. Ma chi è Ludwig? Chi sarebbe questo Ludwig? Ma nel 1983 Ludwig non si era già, come per dire, sentito. Incominciano ad accadere dei delitti nel 1977. Partiamo dai primi. Incomincia tutto nel 1977, dove siamo a Verona, un uomo muore carbonizzato in un'auto data alle fiamme. E questo è il primo messaggio di Ludwig. Più che uomo, un nomade. Un nomade. Lui, visto che dire, fu con la macchina, e lui scappò con le fiamme, però, e lo portarono all'ospedale, però morì dopo, durante il trasporto. Siamo a Padova, 19 dicembre del 1978. Un cameriere omosessuale viene ritrovato morto, ucciso, da 30, con 30 a coltellate, e un coltello ce l'ha alla base della nuca e l'altro ce l'ha nella spalla. 12 dicembre del 1979, siamo a Venezia, ovvero 4 anni prima dell'omicidio di padre Bison, quindi questi 3 delitti sono stati prima che padre Bison venne ucciso. Un giovane tossicodipendente viene assassinato a coltellate. Quindi, ricapitolando, un nomade, un omosessuale, un drogato e un... E, oddio, cos'era? Non mi ricordo. No, ho detto tutto. Un nomade, un omosessuale e un drogato. Sono stati prima questi i 3 omicidi prima dell'assassinio di padre Armando Bison. Però andiamo avanti. Gli inquirenti si pensarono che era impossibile perché erano successe in 3 città diverse del Veneto, di una in Trentino, da partire da Trento verso venire in giù, quindi prima Trento, Padova, Venezia. È strana sta cosa, perché sono prima partiti i due, come si dice, sono prima partiti 2 delitti, quindi da Trento fino a Padova, Venezia, quindi da lì è un po' così, ecco.
Ma al Gazzettino, ovvero all'ASL di Milano, come è successo con l'omicidio di padre Bison, è arrivata un'altra lettera, è una rivendicazione di Ludwig. L'organizzazione Ludwig si assume la responsabilità delle seguenti uccisioni. Guerrino Spinelli, Verona agosto 77, Luciano Stefanato, Padova dicembre 78, Claudio Costa, Venezia dicembre 1979. E Ludwig, in questa come prove, mette macabre prove, ovvero tipo, come vedete già dal primo, come prova dell'autenticità di questa rivendicazione riportiamo alcuni particolari riguardanti gli attentati che non sono di dominio pubblico. Nel primo si è fatto uso di 4 bottiglie Molotov, quindi Ludwig sa come ha agito. Quindi è lui che si assume tutte queste uccisioni. Ma si aspettò che non ci fosse solo un membro, tanti membri, quindi se fosse, mentre si pensi che sia stata una setta tipo chiamata Ludwig, ma si smentì questa cosa. I particolari della lettera sono straelevati. La lettera è scritta in caratteri runici e poi come si dice, c'è un'aquila uncinata e si conclude sempre con la frase Gott mit uns. Appunto, tutti i delitti che sono accaduti, quindi il delitto del nomade, il delitto dell'omosessuale e quello del drogato, sono tutti mano di Ludwig. Quindi Ludwig nasce nel 1980, questo setta strana, e se proprio vuoi prendere come si dice, uno dei film di Luchino Visconti, puoi prendere tipo questo, che cosa vuol dire quel nome di Ludwig, puoi prendere in considerazione quello di il film di Luchino Visconti, è vecchio questo film, però comunque puoi prendere esempio come quello, ascoltate un po'. Povero dottor Guten, costretto a studiarmi da mattina a sera, da sera a mattina, ma io sono un enigma e voglio rimanere un enigma per sempre, per gli altri e anche per me stesso. Ma il re di Baviera è solo un'eccezione, non può essere che sia, non può essere, cioè morire dentro cadendo nel lago. Cioè, lui dice, da sera a mattina io sono sempre un enigma. Ludwig, per i primi anni che lui si è fatto notare, è rimasto un enigma per tanti. Per tanti, no? Quindi, è rimasto un enigma, quindi si conferma come un enigma. Ecco. Ma gli inquirenti smentiscono che ci fu una setta, un gruppo criminale chiamato Ludwig. E quindi saranno tipo dei giovani che sono influenzati da estreme destre, da estrema destra, roba del genere. Quindi saranno queste le ipotesi che avranno pensato gli inquirenti. Ma dopo un mese che è andata la rivendicazione del Gazzettino, arriva un'altra rivendicazione. Ludwig si attribuisce all'esecuzione di Alice Baretta, ovvero Alice Baretta. Andiamo a vedere chi era questa Alice Baretta. Alice Baretta era una prostituta 51enne e prove per l'autenticità della rivendicazione del martello, ha il manico giallo ed è marca Vex. Porta come marchio il numero 1500, Gott mit uns.
inquirenti sono tipo wow, altro uccisione. Quindi siamo a siamo il nomade, siamo il nomade, l'omosessuale, il tossicodipendente, il padre Bison e la prostituta. Siamo a 5, quindi c'è molta strada da fare. Ma gli inquirenti guardano altrove e si scoprì e Ludwig, rido perché mi viene da piangere, però rido, torna a colpire. All'alba del 1981 prende fuoco un'attrazione, una struttura che ospita i senza tetto. Altri riuscirono a scappare, uno purtroppo lasciò le penne, ovvero morì bruciato. Alcuni sospettati finirono pure in galera, ma non erano il vero Ludwig, quindi Ludwig cioè era fuori praticamente. Ma Ludwig mandò un messaggio all'ANS di Milano e si attribuisce dell'incendio avvenuto a Venezia, quindi si attribuisce la morte del senza tetto. Ma c'è dell'altro, non è finita qui, c'è dell'altro. Aggrediti a martellate due religiosi a Vicenza, uno muore, l'altro è grave, ma morirà anche quello. Mario Rovato e Francesco Rovato furono ritrovati morti, massacrati, e indovinate un po', si pensa che sia stato ovviamente Ludwig. I confratelli, i due preti che furono stati uccisi, non padre Bison, gli altri due, ci sono stati alcuni problemi in passato, ahimè, e questo. Però non è finita qui, perché dopo l'omicidio dei due preti arriva il prete che è stato ucciso, quello che abbiamo partito dall'inizio, ovvero padre Armando Bison. Per gli inquirenti finalmente hanno capito che effettivamente Ludwig c'è. Ma succede una cosa. Il rabbino capo di Padova riceve una lettera, e chi si è presentato davanti così? Si è presentato Silvano Romano. Silvano Romano è un professore universitario che tutto sommato era tranquillo, quindi non si può dire che era Ludwig, però succede qualche cosa. Sentite un po' cosa succede. I carabinieri vanno a Brescia, nella casa dei genitori, e trovano degli articoli di giornale, che ci sono dei fatti, che su questi articoli di giornale ci sono i fatti degli articoli di giornale degli omicidi di Ludwig. Nella tasca della giacca del professore furono trovati dei campioncini rossi con scritto Espresso e dei francobolli. Che cosa segnalano quei francobolli? Ma Romano si difende, dice che era affascinato dal crimine e dice che, anzi, quei francobolli che vi dicevo prima erano stati uguali, lo trovate nelle lettere delle dimenticazioni di Ludwig. Ma Silvano Romano ha già capito qual è stata il come si dice
La prossima vittima di Ludwig, ovvero, sentite qua, le comunità ebraiche. Silvano Romano parla da Spinoso, ma gli inquirenti, Silvano pa Romano parla così perché Ludwig è proprio lui. Silvano Romano gli mettono le manette e lo portano in prigione. Però lui è cattolico devoto, ma c'è un problema. C'è un problema. Silvano Romano non è Ludwig. A scoprirlo, gli inquirenti non trovano l'agenda del professor Romano, ma capiscono che effettivamente Ludwig non è lui, perché trovano l'agenda e si capisce che c'era l'indirizzo di Ludwig. Però non è lui. Quindi vi lascio a questa intervista che ha fatto, intervista di questo servizio del TGC, del TG3, TG1, TG3, non lo so, dove c'è il professor Silvano Mano che dice queste parole. Sentite un po'. Hai la responsabilità di questa leggerezza della polizia di Pavia? Di chi è stata? Stia cauto, per favore. Fattualmente io mi trovavo in un posto dove l'ultimo dei delitti ebbe luogo e ne fui particolarmente colpito, proprio per il, come dire, la copertura che la stampa locale ne aveva dato. Fondamentalmente questo. C'è una citazione di John Donne che recita: "La morte di ogni uomo mi diminuisce perché io sono implicato nell'umanità. E pertanto non andare mai a chiedere per chi suona la campana, essa suona sempre per te." Quindi Silvano Romano non c'entra assolutamente niente con Ludwig, ma non è tutto. Ha una discoteca, in una discoteca improvvisamente prende fuoco. Quindi abbiamo capito che questa cosa, questa discoteca prende fuoco. E muoiono alcune vittime. Ci sono alcune vittime. Sentite qua. Quindi, 13 feriti, 4 in fin di vita e 32 sono gli scampati. Quindi sono morte esattamente 4 persone. Andiamo avanti. Arriva una lettera da parte di Ludwig dove dice: "Rivendichiamo il rogo dei cazzi." Non è una parolaccia, è veramente, si chiama così. Una squadra della morte ha finanziato uomini senza onore rispetto della legge di Ludwig. Quindi era una squadra hitleriana, quindi capiamo che lui ha avuto a che fare. Quindi questo Ludwig era affascinato dal nazismo. Dopo la strage del Sexy Center, che sarebbe quello l'Eros, quel cinema che ha preso fuoco, quello di prima, perché ho detto discoteca, questa volta Ludwig torna a colpire ed è un'altra discoteca. Ed è una discoteca. La discoteca si chiama Liverpool ed è a Monaco di Baviera. Brucia. E Ludwig si attribuisce pure quel delitto, cioè quella strage. Quindi andiamo avanti. Ma dopo 7 anni, loro ci fu una svolta. Alla Melamara, una discoteca, ci furono anche lì una brutta puzza di bruciato. E sentite un po' cosa è successo. Una festa in maschera, ci sono due Pierrot, due travestiti da Pierrot e uno da fuoco alla borsa e cominciano a scappare con una tanica di benzina e danno fuoco. Ma i due Pierrot non sono riusciti a scappare. La folla inferocita li ha presi. E sentite un po' chi lo dice, questa testimonianza. Sentite qua. "Abbiamo combinato un casino, ce le hanno pure suonate, ho preso fuori un sacco di botte e sono stato arrestato." Chi
chi sono questi due ragazzi? Chi sono questi due perro? Beh, ora capirete bene chi sono. Sentite un po' chi sono. Si tolgono la maschera i due perro e si presentano. Il primo si chiama Wolfgang Abel e l'altro si chiama Marco Furlan. Davanti al pubblico ministero sono tranquilli, gentili, freddi, bravi ragazzi, insomma, sono tranquilli, gentili, insomma. Ma chi sono Wolfgang Abel e Marco Furlan? Beh, incominciamo da Abel. Wolfgang Abel è un ragazzo veramente strabravo e nasce nel 1959 e lui si laurea ed era laureato con 110 lode in matematica, quindi era un bravo ragazzo. Invece Marco Furlan si stava per laureare in fisica, però loro nasce nel 1960 e lui si stava per al momento dell'arresto lui si stava per laureare in fisica, però navigando bene nella cosa, perché Abel e Furlan volevano far incendiare la melamara? Davanti agli interrogatori Marco Furlan è piuttosto sicuro di sé, è ironico. Invece Wolfgang Abel invece è più timido e fragile dell'altro ragazzo. Sentiamo Abel che cosa c'ha da dire in questa intervista. Wolfgang Abel è nell'intervista. Wolfgang Abel dice queste parole molto strane. Sentiamo un po'. Io ho avuto dei diverbi con dei ragazzi in discoteca e ho coinvolto il mio amico, ho detto guarda, gliela devo far pagare, abbiamo improvvisato questa cosa, una festa di carnevale, una piccola discoteca, un po' di benzina, abbiamo fatto un po' di un pasticcio, è l'incoscienza della giovane età. Un pasticcio, vabbè, se proprio lo dici tu, Abel, vabbè. Un pasticcio che avrebbe potuto uccidere migliaia di persone, quindi è un po' un casino questa cosa. Chi sono davvero Wolfgang Abel e Marco Furlan? Gli inquirenti scavano nel passato dei due ragazzi e si scopre che sono amici, molto amici. Sentite un po' cosa dice Abel a proposito della sua conoscenza di Furlan. Con Furlan noi eravamo compagni di classe e quindi abbiamo fatto insieme il liceo scientifico. Il liceo Girolamo Fragastoro. E tra l'altro in questa intervista hanno intervistato pure il professore di Abel e Furlan. Quindi sentite un po' cosa dice il professore di Abel e Furlan. Dina, io li conosco in quarta e si rivelano subito bravi studenti, così amici che noi pensavamo che a casa loro studiassero assieme, si preparassero assieme. Non hanno compagnie spirituali, non hanno fidanzate, hanno i suoi amici, ognuno si vedeva i suoi amici e si capiva, si intendeva anche che si pensava che loro due erano affetti da omosessualità, ma questo fatto venne subito smentito, perché le femmine gli correvano dietro, erano molto alti, magri, belli, e le femmine gli correvano dietro. Sentite un po' cosa dice Abel. Parità che li insegue. Parlare di questo rapporto esclusivo, addirittura esclusivo, posso smentire nella maniera più assoluta. Ognuno aveva i suoi amici, eravamo molti amici, ci vedevamo noi come ci vedevamo con altri. Abel
dice però una cosa. Dice che era affetto, cioè aveva la simpatia per l'estrema destra, tipo nazista. Però aveva, aveva simpatie per la sinistra, però era un po' per l'estrema destra. Vabbè, vi faccio ascoltare da lui che almeno dice meglio. Io ero uno che era orientato verso destra con delle simpatie per la sinistra. Suonerà un po' strano, però io ero proprio così. Io, e qui spiego un parere personale, escludo categoricamente che loro abbiano avuto contatti con elementi della destra. Quindi, Abele Forlán, come sarebbe di destra anche Ludwig. Quindi si sospetta che Forlán e Abel siano Ludwig. Se avrete sentito prima, Ludwig, Abel e Forlán avevano, stavano per dare fuoco alla Melamara, ma come ha fatto Ludwig in Germania. Quindi è un po' strana questa cosa. Ma sia Abel che Forlán negano tutto. Dicono che di Ludwig non sanno niente. Dicono che sanno solo quello sui giornali. I ragazzi effettivamente il primo crimine che aveva commesso, perché sono giovani, il primo crimine che aveva commesso Ludwig, quello del 77, loro avevano rispettivamente 17 e 18 anni. Quindi era impossibile che potevano fare una cosa del genere. Ma Abel stranamente cambia la sua versione. Dice che voleva proprio incendiare quel locale perché gli stava antipatico. C'è una spiegazione più schifosa di questa, perché lui ha detto: avevo dei diverbi con dei ragazzi e ho chiesto al mio amico, gliela devo far pagare. Che motivazione è pure questa, dare fuoco alla Miramar? Vabbè. Lei sa come sono gli interrogatori. Allora, uno viene interrogato, uno dice le cose come stanno, il giudice insiste perché vuole sentire la versione che fa comodo a lui. Allora, insiste, dice vabbè, ce l'avevo un po' con la discoteca, ecco. Ma nel Liverpool, la discoteca bruciata da Ludwig, venne trovata una sveglia, e venne interrogata la mamma di Abel, e la mamma di Abel dice che una sveglia così ce l'aveva anche lui. Sentite un po' cosa dice Abel. Madre è stata interrogata in maniera non regolare, quello che è stato verbalizzato non era conforme a quello che le ha detto, perché mia madre ha detto avevo una sveglia sì che ci assomiglia, ma i numeri erano diversi. La casa di Monaco di Baviera dove stava Abel, hanno trovato un libro che parlava di questo cristiano chiamato Ludovico, che Ludovico in tedesco tradotto fa Ludwig. Detto questo, andiamo avanti. Invece nella casa di Forlán trovarono dei biglietti, dei fogli a quadretti, con, attenzione, con delle rivendicazioni di Ludwig. La perizia non è stata fatta. Un funzionario di polizia della Bundeskriminalpolizei ha mandato via tutti, ha detto che c'era una macchina che non funziona, insomma che la perizia non si poteva fare. Non risulta dai verbali di sequestro della polizia tedesca che da casa mia sia stato prelevato un pacco di fogli da essere sottoposto a perizia. Lo so, la sentenza. Quindi i carabinieri hanno detto tutto. Abel e Forlán sono Ludwig. Gli inchiodano una grande serie di elementi. Wolfgang Abel andare in processo e dovranno rispondere di 15 atroci delitti. Io qua ci tengo a sottolineare che nei confronti miei non c'è assolutamente nessuna prova, né prova né indizio, che io sia in qualsiasi modo coinvolto in questa vita. Innocenti.
Avevano cominciato con l'ignorarsi, pur sedendo nella medesima gabbia, come non si fossero mai conosciuti, come fossero estranei. Poi, all'improvviso, Wolfgang Abel e Marco Furlan hanno rotto il silenzio ed hanno cominciato a parlarsi fittamente. Erano passati 2 anni da... Furlan, sempre seduto, preso da crisi nervosa all'arrivo in aula, aveva dato capocciate contro le sbarre. Non ero in grado di... All'epoca proprio non c'ero con la testa. Poco prima... Ma poco prima del processo, Wolfgang Abel viene, come per dire, viene messo sotto una perizia psichiatrica e si dice che lui è semifermo di mente. Ma sotto che questa perizia psichiatrica Furlan la rifiuta. Abel dicono che è semi-infermo di mente e il pubblico ministero Pavone chiede l'ergastolo sia per Abel sia per Furlan. Il 10 febbraio del 1985, se non vado errato, oddio non mi ricordo, scusate raga, dell'87, scusate, ho sbagliato, dopo 21 udienze viene letta la sentenza. Marco Furlan e Wolfgang Abel vengono condannati a 30 anni. Sentite qua il servizio. Marco Furlan e Wolfgang Abel, condannati dalla Corte d'Assise a 30 anni, sono stati infatti riconosciuti colpevoli soltanto delle uccisioni dei religiosi Lovato, Pigato e Bison e dei roghi del Cinema Eros di Milano, 7 le vittime, del Bar Sexy Liverpool di Monaco e del tentato incendio al Melamara, dove il 3 marzo dell'84 i 2 imputati furono arrestati. Quindi... Abel e Furlan vengono condannati a 30 anni. Ma sentite qua l'avvocato di Abel cosa dice. L'avvocato Rinaldi è difensore di Abel. Si aspettava questo tipo di sentenza? No, la sentenza è notevolmente severa, eccessivamente severa. Comunque pensiamo che in appello potrà essere anche modificata sensibilmente. Il suo d'appello cominciato... Si è presentato soltanto uno dei 2 imputati, Marco Furlan, che proprio domani compirà 28 anni. Il generale Dragone ha confermato che stavolta non si sottrarrà alla perizia psichiatrica. Dopo vengono messi a una specie di strano, però comunque sentite qui cos'altro. Quindi loro due sembrano, come per dire, Furlan sembrano un po' dalle ragazze del posto, anche perché erano molto belli. Qui andiamo un po' avanti. Loro sembrano tranquilli e si avvicinano a loro le ragazze e loro sembrano tranquilli. Ma sentite un po' qua Marco Furlan cosa dice. Ti senti un soggiornante obbligato tu in questo momento o no? È bello, sono. Ma ti senti tu? Eh sì, lo sento perché ogni volta che cammino a un certo punto devo fermarmi e far dietro fronte. Perché? Perché c'è il confine del comune. Senti, tu adesso hai processo, ti presenterai, pensi di andare in aula? Sì, vedremo. E dalla vita che cosa ti aspetti? Se tu potessi adesso urlare a voce alta qualcosa, cosa chiederesti dalla vita? Beh, un bel lavoro nell'agricoltura. Ciao, Quindi il giudice dice, riduce la pena da 30 a 27 anni di carcere. Che il processo non sia stato regolare, l'ho spiegato adesso, sono dati di fatto. Che interesse hanno a addossarmi simile responsabilità? Chi c'è dietro? Che interesse c'è dietro? Mai. Abel esce dal centro psichiatrico dove era. Sentite un po' cosa dice Abel, disperato. Questo lo dovete dire in televisione, che io non ho ammazzato nessuno. Ha
Abel che stava... Sono le 8:40. Per la prima volta non si era presentato in tempo per la firma sul registro. I finanzieri lo stavano tenendo sotto controllo, ma lui, scivolando su un palo della luce, si era calato sull'arretro. Era già distante quando è stato raggiunto dall'auto dei finanzieri. Ero semplicemente disperato. Basta, disperato perché sono stato condannato innocente a 27 anni di galera. Ero disperato, camminavo per i campi disperato. Quindi Abel viene arrestato e chiuso in carcere, ma Furlan non è in carcere. Sentite un po' perché. Ebbene sì, Marco Furlan fugge, si cambia il nome e se ne va. Se ne va. Dopo 4 anni lo ritrovarono e tra il confine tra l'Italia e la Slovenia viene ritrovato a Creta, in Grecia. Che cosa ci faceva Furlan a Creta? Stupito perché una persona che ha la coscienza a posto non dovrebbe scappare via. Non so, si vede che lui aveva timore di essere condannato. Mattina alle 8:30 lo ha arrestato la polizia di Creta, che nel suo appartamento ha trovato anche soldi, tanti soldi. E lui Ma al di là di questo, la polizia greca fa una rivelazione. Sentite cosa dice la polizia greca. Alla nostra domanda se era veramente responsabile di quanto veniva accusato, ha confessato di aver commesso i reati di cui era accusato. Ha parlato solo di una persona, che adesso è in carcere. Un italo-tedesco, Abel. Avevano costituito un'organizzazione neonazista all'età di 16-17 anni. Che ha fatto, quindi ha fatto questa cosa neonazista all'età di 16-17 anni in compagnia di Abel, ma lui all'inizio del 2009 Furlan è libero. Invece per Wolfgang Abel deve finire i suoi arresti domiciliari, quindi è ancora praticamente in carcere, ma adesso nel 2022 è libero. Ma non è libero del tutto, perché è andato in coma. Esatto, lui è andato in coma e non si risveglierà mai più. Lo dicono i giornali. Andate a cercare pure su internet, dice Wolfgang Abel, tanto il nome è sotto, praticamente il nome è sotto, è in coma e non si risveglierà più. Per ora non ci sono altre notizie di Wolfgang Abel che è in coma, ma di Marco Furlan, lui invece è ancora vivo. Abel è ancora vivo, è in coma, e quindi sia Abel che Furlan sono vivi tutt'oggi. Sentiamo un po' Abel cosa vuole dire alla fine. Ma onestamente mi sento una persona discriminata. È chiaro che 22 anni passati dietro le sbarre non si possono dimenticare. Purtroppo quando uno passa tanti anni in galera innocente, quando deve subire tutte queste vessazioni, tutte queste umiliazioni, perché non c'è nessun motivo di dire che io ho creato questo gruppo, che io ho coinvolto altre persone, almeno Marco Furlan, che io ho dato inizio a questa squallida vicenda. Non c'è nessun motivo, non ci sono prove, non ci sono indizi. Cioè dire che io ho fatto tutto questo solo perché sono cittadino tedesco mi sembra un po' poco, ecco. Questa è la prima intervista alla televisione, assolutamente. Cioè io intendo per intervista che una persona sia consapevole di quello che dice. Ma adesso, dopo che la storia finisce qua, quindi, avete sentito, Abel si professa ancora innocente, dice che non c'entra nulla. Quindi, vi faccio vedere un volantino, un articolo che dice le condizioni di Wolfgang Abel. Come vedete, se scrivo su Google Wolfgang Abel è in coma. Come potete, i medici del serial killer al badante, Abel non si sveglierà più dal coma. E questo è successo il 28 dicembre del 2021.
E questo è la biografia di Wolfgang Gabel. Quindi ragazzi, questo video dei gialli di Matte è stato un video che volevo fare da, diciamo, dopo il caso che abbiamo fatto, quello non mi ricordo, quello di Desiree Piovanelli, e prossimamente ci sarà un altro caso che non è come questo del Ludwig, che ci sono state 15 persone morte, ma ci sarà questo caso che ha un po' fatto riflettere un po' gli inquirenti. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e se non lo avete ancora fatto, cliccate la campanella per ricevere tutte le notifiche, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Dal vostro Matte è tutto. Ciao ragazzi!